Indicazioni intanto che se ci crediamo possiamo stare in partita con tutti. Questa è la cosa più importante che ci portiamo dietro da oltre i due punti da quello che è successo con Capo d'Orlando. È chiaro che adesso, nel breve volgere di 72 ore, dobbiamo resettare e soprattutto ricaricarci a livello proprio fisico. Le notizie allo spogliatoio non sono fantastiche, devo dire, perché Cortese è accusato. Vediamo come reagirà anche a Ferrara, come è stato impiegato nel giro negli ultimi 4 mesi, e quindi dovremmo fare un po' di necessità virtù. È chiaro che dal punto di vista invece mentale è la partita più facile dell'anno, perché quando giochi contro una squadra che ha quasi il 90% di vittorie è facilissimo essere motivati e saremo attentissimi. È chiaro che dobbiamo cercare, ti ripeto, di avere energia fisica, perché giochiamo con una squadra non solo brava, ma che fisicamente è un panzer, sono veramente potenti. Però, ripeto, la partita che dovevamo assolutamente vincere l'abbiamo vinta, andiamo a misurarci con i primi della classe, con sicuramente a faccia aperta, con la testa leggera, e proviamo di stare in partita fino all'ultimo quarto e poi vediamo lì cosa succederà. Ti chiedo solo due parole sugli avversari, le qualità principali di lui. Non è facile, tutte. Nel senso che, no, ti spiego, ho la dire. Non, è da anni che Udine sta cercando la scalata della Serie A. Ha fatto una squadra di veterani, addirittura ne lasciano in tribuna qualcuno di veterani, e di conseguenza, voglio dire, è un instant team che deve vincere. E quando fai una squadra del genere, onestamente, i punti deboli sono veramente pochi. Dal punto di vista tecnico e fisico, onestamente, non gli manca niente. Adesso anche con il recupero di Antonutti, hanno un 4 atipico, possono giocare con la doppia torre che è Pellegrino e Waters. Quindi, onestamente, non vedo punti deboli da questo punto di vista. Ma sicuramente è stata una gara sotto il punto di vista dell'atletismo e dell'impatto fisico molto importante. Loro sono una squadra con giocatori molto, molto fisici. Anche negli esterni hanno giocato con Vicerina da playmaker, che comunque è un ragazzo dalle doti atletiche e fisiche molto importanti, gli americani idem, e noi senza Thompson, diciamo che abbiamo fatto tutti uno sforzo in più. Potevamo sicuramente fare meglio, però stiamo un po' cercando di adattarci per il momento alla mancanza di Hollis, e quindi bene, ci prendiamo i due punti e guardiamo avanti. È stata una gara abbastanza piena di errori, 22 palle perse, un po' di tiro non stupendo, però l'aspetto positivo che dicevamo prima anche con Coach Valli è stato, se non altro, la mentalità, la tenacia, cioè quella che è emersa soprattutto nel secondo tempo. Sì, no, questo è stato forse un passo in avanti rispetto alla partita di Torino, che forse siamo stati sotto questo punto di vista un po' più molli. Qui anche andando sotto di 12 per una decina di punti, comunque non abbiamo mai staccato la spina e siamo comunque rimasti aggrappati alla partita, riuscendo ad alternare momenti di buona aggressività ad altri momenti in cui, forse portati proprio da questa aggressività, abbiamo un po' esagerato nel voler fare le cose in attacco. E parliamo di Udine. Affrontare di solito le prime della classe diventa per questo momento della stagione forse la partita più semplice, perché sono le squadre che hanno un pochino meno da perdere, però affrontiamo comunque una signora squadra. Sì, beh, Udine è una candidata alla promozione, penso che neanche loro si possano nascondere da questo obiettivo. Hanno vinto la Coppa Italia, hanno un roster lunghissimo, tanti giocatori interscambiabili in tutti i ruoli, 2-5 veramente di peso. Entrambi, che non sono cose che si possono permettere in tanti in questa categoria, quindi è ovvio che le motivazioni nell'affrontare le prime della classe non mancano mai, e quindi speriamo di arrivare, insomma, pronti sia dal punto di vista mentale che fisico alla partita.